Intanto sono felicissima di essere qui al Liceo Artistico Luca Signorelli, veramente molto felice. In realtà in questi 20 anni di grande fatica e di tante sfide, ho avuto il privilegio e il dono grande di fare cose che mai avrei immaginato di sapere fare, di poter fare nella mia vita, nella mia precedente vita dove ero avvocato. Pensavo che fosse tutto su binari e invece tante cose nuove, e l'ho fatto e ho potuto farlo grazie a tante persone che mi hanno aiutato, mi hanno insegnato molto, e paradossalmente sono quelle persone da cui non me lo sarei mai aspettato. Ho imparato tanto dalle persone, per esempio di Haiti, di un paese del terzo mondo dove le difficoltà sono tante e la saggezza e la resilienza sono enormi, e mi hanno insegnato il senso della vita. Poi io ho iniziato per un dolore enorme proporzionale all'amore che avevo per lei e che ho tuttora, perché l'amore, come si dice, è più forte della morte. Devo dire che non mi piace mai parlare di ricordo, perché mia sorella la sento molto viva. Per me è come se fosse ieri il giorno che è morta, la sento viva in tutti i giorni della mia vita. Tutte le persone sanno che la Fondazione Francesca Rava è nel nome di Francesca, però i tanti volontari che si avvicinano a noi, ognuno di loro ha la sua motivazione, ed è giusto che sia così. Quando incominci ad aiutare gli altri, lo fai in modo veramente puro e generoso, impari anche ad ascoltare le persone anche quando non parlano, e paradossalmente le persone che hanno veramente bisogno di aiuto sono quelle che non te lo chiedono, e quindi saper ascoltare e avvicinarsi con delicatezza, avvicinarsi nel modo giusto, nella chiave giusta, permette tante volte a persone che non hanno il coraggio di chiedere aiuto di farlo. Ho viaggiato in paesi dove non avrei mai immaginato, paesi del terzo mondo dove di certo non si va per turismo, dove mai nella vita sarei capitata, e come Haiti, il Messico, Nicaragua, Perù, Bolivia, Honduras, e dove ho portato però tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, tantissime persone di tutte le età, anche fino a 80 anni, facendo fare dei viaggi diversi, dei viaggi forse un po' avventurosi, non nelle spiagge a prendere il sole, ma in posti dove in realtà torni con una carica che è 200 volte superiore alla spiaggia dove prendi il sole. Si dice che diciamo essere altruisti è la più grande forma di egoismo. Trovi il senso vero della vita nei sentimenti veri, sinceri, quelli che tante volte un po' ci mancano qua nella nostra società, nella frenesia, nell'invidia, nella competizione. Gli abbracci che io ho avuto in questi posti da questi bambini, ma anche in Italia, nei luoghi dove noi andiamo ad aiutare, in centro Italia, nel terremoto, siamo andati nel Mediterraneo con i migranti. Ecco, gli abbracci e gli sguardi di queste persone mi hanno davvero riempito il cuore, ed è un tesoro enorme per il quale ringrazio tutti i giorni mia sorella.